13 secoli fa, è veramente ricca di storia. Poi sapete che quando il regno di Napoli fu conquistato dai francesi, da Napoleone, divenne re di Napoli, Gioacchino Murat li confiscò, tutti i beni ecclesiastici, naturalmente per la mentalità laicista, laica, come si può chiamare, o anti-ecclesiastica, è vero, di Napoleone e dei suoi governatori, fu confiscato. E così praticamente è passato a dei signori locali, Frenza e Turco, che lo hanno posseduto fino alla Seconda Guerra Mondiale. Qui ci hanno abitato dei coloni, se voi guardate nel cortile, io vi ricordo che negli anni 60 c'erano ancora due coloni, poverini, qui, insomma, uno stava qui e l'altro, uno si chiamava Vernile Antonio e l'altro Marcella, che stava lì con la sua famiglia. Poi, naturalmente, qui era tutto scoperchiato, perché i canali, diciamo, che qui erano rimasti, servirono per ricoperchiare, per ricoprire la chiesa madre del paese. Purtroppo dopo la guerra queste sono, e così praticamente sono andati in malore, perché qui c'erano due teorie di affreschi, pensate, due teorie di affreschi bellissime. Alcune, questa prima, diciamo, teoria in basso, è stata staccata negli anni 70 ed è stata restaurata e l'abbiamo nella chiesa di San Rocco. Ci sono delle immagini bellissime, delle immagini veramente belle. E qui si vedono ancora, vedete, ma qui c'erano nate le piante che uscivano sopra. Cioè le piante nate qua dentro, io mi ricordo che avevano superato il culmine. Questo era il monacato di Ville Opere. Solo che c'è stata una contingenza particolare, che io ero consigliere provinciale negli anni dal 75 fino al 2009 sono stato, e intorno all'anno 1898 uscì la possibilità di fare dei progetti. Io feci fare un progetto alla provincia di 2 milioni di lire, che fu finanziato, 2 miliardi, che fu finanziato questo progetto, con tanti sforzi acquistammo, cioè dai proprietari, sì, dai Frezza, quindi dai Turco acquistammo questi beni, e così li abbiamo restaurati. Non è venuto granché questo restauro, è chiaro che poteva essere fatto forse, però abbiamo salvato questo bene, almeno questo, insomma, è stato, ecco, per noi un bene, ci siamo spesi per questo recupero, che sicuramente poteva essere fatto anche meglio, però ci piace dire che se non ci fosse stata questa coincidenza, è vero, di alcuni progetti che potevano essere finanziati e della mia presenza in provincia di Frosinone, non avremmo recuperato, non avremmo acquistato questo bene, e quindi non l'avremmo recuperato, e quindi sicuramente sarebbe crollato. Questa è una brevissima storia, un brevissimo excursus, per il quale vi chiedo anche scusa, ma ci tenevo, diciamo, a dire che questo è un posto particolare per noi. Il rammarico è forte, fortissimo, per i beni culturali che si sono persi irrimediabilmente, che sono andati perduti. Purtroppo però, ecco, quello che abbiamo salvato ci consola, diciamo, il dire che è meglio di niente, sicuramente, quello che abbiamo salvato. Detto questo, io, cioè, vi ringrazio di nuovo, sono molto curioso di sentir parlare di quest'opera della Fergola, che è una delle ultime opere che è stata pubblicata postuma, mi sembra. Lui è morto nel 24, questa del 39, ma è stata scritta intorno al 1806-1810 circa, è stata scritta. È un'opera, cioè, sicuramente importante. Naturalmente la Teoria dei Miracoli, penso
pensi che c'entri anche San Gennaro? No. Questo poi lo sentiremo. Lo sentiremo. Quindi grazie, che ma siamo curiosi di sapere, è chiaro che siamo di fronte ad elementi eccezionali, perché Fervola non è, cioè, filosofo, gesuita, coltissimo, difficile, cioè, naturalmente matematico, c'è tutto, però insomma sicuramente cioè, ringrazio Fernando Di Mieri per, quindi faccio i complimenti per diciamo, il coraggio anche, perché mettere mano a opere di questo genere non è sicuramente da tutti, non è sicuramente da tutti, grazie. Io ho detto che non matematica, io già ce lo so, però dici che è di sola. Allora, prima di rispondere alla domanda, permetti che unisca i miei ringraziamenti a voi, quindi i ringraziamenti a chi ci ospita, soprattutto ovviamente il sindaco che rappresenta la comunità di Castrocelo, e tutti i